La punizione direttamente in cronaca di questo match di Serie D tra Fak Boys e Afamuk. Fak Boys in casacca e Afamuk in maglia rossa. Il punteggio vede avanti per 3-2 appunto gli esordienti Fak Boys, che nella prima giornata ancora non erano iscritti al torneo. Adesso è la vecchia che rimette il pallone in campo in calcio d'angolo per gli Afamuk, che continuano ad attaccare alla ricerca del pari. Il cross per la testa di Erra, che non riesce però a colpire con forza, autore di un gol di testa proprio nella scorsa settimana. E adesso è ancora la vecchia, il Messi degli Afamuk, che lascia poi l'incombenza a Erra. Scambia ancora con la vecchia, la vecchia ancora per Erra. C'è un tocco, poi Naieri ferma tutto, poi ancora un rimpallo e gli Afamuk possono andare al tiro. Il palo interno clamoroso, clamoroso palo interno degli Afamuk, che sfiorano il gol del pari. Era davvero un'ottima occasione questa per pareggiare. Fasi un po' convulse del gioco. E c'è un rinvio del portiere dei Fak Boys. Era di testa. Ancora la palla che si spegne sul fondo. Laterale. Sì, fallo laterale. Portiere dei Fak Boys che non ha pressione, dunque perde un po' di tempo. Poi la vecchia anticipa tutti e una rimessa laterale in zona d'attacco per i Fak Boys. Intanto c'è un cambio, entra Sorrentino, attaccante di Afamuk, e ripartono rapidamente in contropiede russi. La vecchia palla sotto gli scarpini, un numero, rientra, poi fermato, ancora la vecchia. Qualche difficoltà, braccato sempre da un uomo, si appoggia all'indietro al suo portiere, il lungo rinvio. C'è un fallo di mano però del attaccante in maglia rossa, e dunque i Fak Boys usufruiscono di un calcio di punizione. Palla scodellata al centro, era di testa in fallo laterale. Seguiamo l'ultima azione prima di chiudere il collegamento. Renato piano. A uomo. Tutto è pronto. Palla dentro, con la palla che poi si spegne in fallo di fondo. Vediamo quest'ultimissima azione prima di chiudere il collegamento. Portiere degli Afamuk perde un po' di tempo, poi lancia lungo in avanti dove però non c'è nessuno. La palla termina in fallo di fondo. 3-2, chiudiamo qui il nostro collegamento.